un'eroica pazienza dal povero infermo al quale le sofferenze, l'immane incurabile, non lasciavano se non brevissimi intervalli di relativa quiete, durante i quali era commoventissimo vederlo affaticarsi per dedicare quel poco di forza che gli restava al bene del suo diletto istituto. Veramente, egli ha dato tutto se stesso fino all'ultima briciola. Fu sepolto a Verano nella tomba dei frati minori, da dove il 25 giugno 1989, dopo lunghe ricerche